Siamo qui con Luca Calvani a Venezia 80. Ciao Luca, benvenuto. Ciao, buonasera a tutti. Quotidiano. Allora, premio Kineo quest'anno. Intanto partiamo dal raccontarci cosa rappresenta per te vincere questo premio. È sicuramente un riconoscimento per un piccolo film che permette a quest'onda di allungare, perché un piccolo film è uscito ovviamente in maniera contingentata, invece così torna a essere al centro del discorso, della conversazione, e quindi ci fa ben sperare per poter crescere e poterlo appunto distribuire anche su piattaforme e soprattutto dare l'opportunità a questo piccolo film di incontrare il pubblico. Io ci credo molto. Il Kineo per me è un premio particolarmente che è con cui ho un legame particolarmente forte, perché è un premio che in passato ho presentato, un premio che conosco dagli albori, quindi è un premio per il pubblico, quindi è un premio che ci gratifica molto. Tornare a Venezia da grande oramai, diciamo, con un progetto che ho così fortemente voluto, è una grandissima soddisfazione. Senti, parliamo un po' di questo film, Il calcio con le pere. Il calcio con le pere è la storia di due fratelli agli opposti. E credo che sia interessante e particolarmente attuale quando si parla di dialogo e di confronto in un momento storico come questo, dove la retorica tende a polarizzare, e quindi il dialogo e il dibattito costantemente è fatto di posizioni radicalmente opposte. Invece questi due protagonisti in realtà si accorgono che nel confronto in realtà c'è la chiave stessa della loro felicità. Io spero, è un film appunto sul coraggio, sulle seconde chance e sul rilanciare tutto della vita per la ricerca della felicità, quindi sicuramente è un film che mi rappresenta e che spero piaccia sempre più. Prossimi progetti in realtà sto scrivendo un paio di cose, sto scrivendo un libro di lifestyle sul mio cambio vita. Appunto io adesso vivo in campagna, faccio una vita completamente diversa da quella del jet set più o meno che mi ero profilato nei miei anni 30 e metà 40, quindi faccio una vita molto diversa e racconto questo mio cambio vita. Vediamo un po'. Grazie mille Luca.